che dice? Beh, come biblioteca universitaria di Genova ci siamo, partiamo con questa iniziativa, con questo ciclo di incontri, con Loving Books. Pensare di fare 8 incontri che partano dalla presentazione di libri, ma per parlare di libri e per parlare di generazioni, per parlare di generi, per fare un confronto, noi ci siamo. Quindi questa è un'esperienza, un'iniziativa che sentiamo molto e che, con la quale vogliamo raggiungere non soltanto il nostro territorio, ma anche attraverso gli enti che ci patrocinano in giro per l'Italia, fare in modo che si possa parlare di cultura, ma facendolo avvicinando giovani, donne, uomini. Ce n'è bisogno, credo che sia questo un momento di forte bisogno di parlare in un altro modo di libri e di parlare di vite attraverso i libri. Lei cosa ne pensa? Concordo, sono emozionata, perché la portata è nazionale. Viviamo in un istante che non è più un istante perché è prolungato, in un tempo di emergenza sanitaria, economica, sociale. Io sono preoccupata dell'emergenza culturale, perché conoscenze e cultura sono la base dell'essere umano, l'ha detto Aristotele, l'ha detto Dante, siamo nell'anno di Dante. E sono contenta per l'investimento sui giovani e le donne, perché come sappiamo i dati sono drammatici rispetto ai giovani e alle donne. Beh, avremo molto spazio in questo ciclo di incontri, anche per la letteratura femminile, in effetti. Abbiamo molte donne di spicco, per cui invece di piangerci addosso, mettiamo di fronte a noi stessi, a chi ci ascolterà e vedrà, donne che valgono davvero molto. E, non so, la letteratura femminile esiste tecnicamente, no? Perché tra Virginia Woolf e Joyce la differenza non c'è, però se poi devo leggere qualcosa leggo Virginia Woolf, Dacia Maraini, eccetera. Bene, perché questo ci spingerà davvero a confrontarci con autori di grande valore, anche con professioni, penso a Berengo Gardin, ma a Giuseppe Cederna, quindi avremo fotografi, attori, studiosi come Salvatore Settis, rischio di dimenticare davvero tanti, ma i nomi li vedremo tutti attraverso i dettagli che lanceremo appena possibile su tutto, come comunicazione. Vedremo, in questo video ci saranno, e non solo nel video, ci saranno i nomi di tutti. Sono emozionata anche di essere nella Biblioteca Universitaria di Genova, che è collegata direttamente al Ministero, per cui di nuovo ribadisco il piano nazionale, e poi la Biblioteca Universitaria è erede dell'ex Columbia, dove ci sono stati ospiti illustri. Nel 1948 ad esempio c'è stato Ernest Hemingway, avanti, Totò, Monica Vitti, Laura Antonelli, Grace di Monaco, un culto per la mia generazione, Margherita di Svezia, Giuliette Greco. Sono stati anche i Beatles, che non amo, ma All You Need Is Love, so Loving Books. Ci vediamo mercoledì 17 a partire dalle ore 17. A presto.